alla Camera e, pur non superando il 20 al Senato, non essere coalizione, perché la singola lista ha lo sbarramento del 4 e dell'8. Uh-huh. Ci siamo, quindi Grillo supera il 4 alla Camera e l'8 al Senato da solo. Non ha bisogno di coalizione perché e quindi va tranquillo, certo. Agli sbarramenti del 4 e dell'8. Non di meno anche lui può esprimere deputati di tutta Italia e senatori solo nelle regioni in cui supera l'8, ma siccome è presumibile che la sua sia una, diciamo, testimonianza abbastanza uniforme, in ogni regione lui prenderà almeno il 4% alla Camera e almeno l'8% al Senato. Mm-hmm. Quindi prendendo il 15 omogeneo prenderà deputati e senatori in tutta Italia. E lui l'abbiamo risolto. Ingroia, se supera il 4%, entra la Camera. Non facciamo riferimenti a come era prima, perché una volta, quando lo sbarramento era il 4 con il sistema maggioritario, che è un altro sistema che non le racconto, ma nella quota proporzionale era i deputati venivano scelti in coalizione, per cui ce ne poteva essere uno dell'IDV o uno del PD, che si chiamava allora DS, in collegi in cui fossero alleati, ma nelle quote proporzionali, quindi qui si rientra in un altro sistema, occorreva il 4% e il povero Di Pietro fece il 3,9. Quindi diciamo che niente può essere maggiore scorno di una lista che prende il 3,9 anche con questo sistema, per cui non ha l'accesso. Allora diciamo che Ingroia faccia la media del 4%, essendo un partito più meridionalista, anche lui avendo, non so, il 9-10% in Campania o in Sicilia e il 2% in Piemonte o in Veneto. Però se ne frega niente, diciamo che se lui arriva al 3,9 non entra. Però teoricamente potrebbe fare qualche senatore, perché potrebbe avere più dell'8, del 9% in una regione e in quella regione farlo. Uh-huh. Per cui diciamo che Ingroia ha la certezza di avere deputati se supera il 4% medio alla Camera, altrimenti se non è medio non ne fa neanche uno, e invece avendo un risultato intorno a un 3,9, mettiamo, quindi facendo le corna per lui, invece augurandomelo io, non riuscendo a fare nessun deputato, potrebbe fare l'8-9% in Campania o in Sicilia, fare il 2%, l'1%, e quindi almeno in Sicilia o in Campania eleggere almeno un senatore. Chiaro, quindi lo sbarramento dell'8 vale regione per regione al Senato. Professore, scusi la domanda su tutto questo scenario assai complesso, però pare di capire da tutto questo marchingegno e da quello che stanno un po' dicendo i leader dei partiti che è probabile che non vinca nessuno, nel senso alla Camera. Quello certo ormai. Esatto. Per le ragioni che le sto dicendo, sì. Siamo arrivati ad Ingroia, quindi abbiamo consumato le due liste, una perfetta, quella di Grillo che prende di qua e prende di là, una imperfetta che potrebbe prendere molti deputati o anche neanche uno, a seconda se supera il 4, e nessun senatore o uno o due, non potendo fare mai l'8% medio, capisce? Quindi il problema di Ingroia è che deve fare il 4% di media alla Camera e l'8% in ogni regione, ma l'8% in ogni regione vuol dire anche semplicemente riuscire a fare l'8 in una, o il 9 o il 10, e il 2 in un'altra. Dove fare il 2 non fa nulla, dove fa l'8. Quindi il paradosso è che anche se prendesse il 3,9 medio, potrebbe non avere alcun accesso alla Camera e fare uno, due o tre senatori nelle regioni in cui ha superato l'8. Quindi diciamo, il Senato si misura regione per regione. E questo ecco l'abbiamo capito. E certo. Alle coalizioni più grandi, superate queste. Casini mostra l'incoerenza, l'unica, della doppia lista, perché se andasse da solo dovrebbe fare 4 e 8, andando in coalizione riesce a fare, dovendo fare almeno il 10, mette insieme tre liste, ma non potendo fare almeno il 20, le tre liste non si possono presentare. Allora si riducono a una, perché a una lo sbarramento è l'8.
Hai capito? Quindi ecco la presa per il culo. Loro fanno 3 perché lì sono sicuri di superare il 10 alla Camera. E quindi vanno Monti, Casini e Fini. All'interno di quella coalizione non corre rischi neanche Fini, perché se anche prende meno del 2, che è ciò che richiede ogni lista, perché in coalizione, mentre fuori di coalizione è il 4 e l'8, dentro la coalizione è il 2 e il 3. Ecco, professore, allora, scusi, perché sennò qua con tutti sti numeri ci viene il mal di testa. Allora, in buona sostanza... Non pensavo che fossi così preparato, eh? Mamma, veramente. Altro che Cencelli qua. No, se... ma questo è qualcosa di ancora diverso. È ancora una più... una aberrante logica. Però le stiamo dimostrando che il più perverso è Monti, il quale Monti ha un'ipotesi di 5% di quel Casini, un'ipotesi di 5, 6, 7 sua, che diventa quindi 12, poi Fini può fare qualunque cosa, se fa il 2 diventa 14, ma anche se fa l'1,5 lui entra lo stesso, perché in quella coalizione fatta a 3 risulterebbe il miglior perdente. Ecco, però in tutto questo il risultato finale è che alla Camera ci sarà una maggioranza chiara a favore del centro-sinistra, al Senato si va incontro a un probabilissimo a una probabilissima ingovernabilità per i numeri che ci saranno. Il finale che gli elettori si possono immaginare è che c'è la caccia a chi fa l'accordo con il centro-sinistra. No, il finale che auspica Berlusconi, in subordine alla vittoria, la quale non è neppure esclusa in un mese di campagna elettorale, cioè di rimonta, sì, è quello oltre all'ipotesi di vincere, di fare una grande coalizione, cioè un'alleanza Berlusconi-Bersani. Perfetto, però in questo contesto, Monti, siccome ha... il culo e Monti. Esatto, ma in questo scenario tutto ciò che dice Berlusconi, anche le cose giuste, vengono, come dire, rigettate per definizione. Per cui si sta prefigurando, secondo quello che in modo molto ardito dice Casini, che se non ci sarà la maggioranza del centrosinistra al Senato, sarà il Presidente della Repubblica a scegliere il capo del governo che riesce a mettere insieme una maggioranza. No? Ma non c'è niente di negativo, cioè non è che no, ma non è mica dico che è negativo, dico che è uno scenario possibile che vince certo, alla Camera Bersani. Perché se uno va a vedere come sono fatte le regioni, questo lo fanno vedere i giornali in questi giorni, sì, bastano due regioni grandi in bilico, esatto, che sono Lombardia e Sicilia, per portare al risultato che stiamo dicendo, cosa che ormai sanno tutti. Siccome la Lombardia la vincerà il centrodestra e anche la Sicilia, ormai la cosa è fatta. Esattamente. Il centrodestra vincerà la Sicilia, la Lombardia per l'alleanza con la Lega, e poi anche lì. Allora, tu puoi avere, stavo dicendo questo, al Senato, alla Camera hai le configurazioni fissate, questi alleati che abbiamo detto, cioè la coalizione superata quindi questa qui ambiguissima di Monti, che ha una sola lista al Senato, perché così non deve andare oltre l'8 e probabilmente lo farà, invece del 20 se fossero i 3, se fossero i 3 simboletti dovrebbe arrivare al 20, invece un solo simbolo basta che faccia l'8, perché risulta un solo partito, mentre invece sono 3 uniti in uno, e questa l'ha presa per il culo. No, ma la cosa che io volevo dire è che o Berlusconi vince o se no si dovrà... ne stavo dicendo perché vince, quindi superata questa cosa qua abbiamo spiegato cosa no, fa Monti. Vince al Senato, diciamo, blocca quelle due regioni, e ormai no, ma i dati... spiego perché, adesso mi lasci spiegare fino in fondo, che allora questa coalizione a 3 che diventa 1 al Senato è la prima aberrazione a cui ci sottopone Monti, ma non è che manchino le altre, perché arriviamo al PD. Il PD ha alla Camera due sole liste, due, che sono PD e SEL, le altre sono finte, perché essendo Tabacci con il suo Centro Democratico e il PSI in concorrenza per chi fa il miglior perdente, nessuna delle due si presenterà, perché altrimenti rischiano nessuna delle due di vincere. Allora cercheranno di avere Tabacci due o tre posti dentro la coalizione, dentro il PD, e così anche il PSI, cioè litigheranno, perché complessivamente questi due satelliti vorranno avere 10 o 12 deputati,
6 o 7 il PSI e 3 o 4 Tabacci e se li faranno dare nelle liste del PD. Questo è chiaro. Però al Senato, soprattutto nelle regioni in bilico, parliamo per esempio della Sicilia, non so cosa farà il PSI e cosa farà Tabacci, perché probabilmente sono comunque troppo deboli, ma anche l'1,5 o l'1 possono sbilanciare l'esito del Senato. Ed ecco allora che appare la lista Crocetta. La lista Crocetta è come la lista di Micichè o di Romano o di Lombardo. Si presenta solo in Sicilia. Quindi in Sicilia al Senato, secondo lo schema che ogni regione ha un suo organismo autonomo, come se fosse uno Stato, come se fossero gli Stati Uniti d'America, sono gli Stati Uniti delle regioni italiane. Professor, è tutto chiaro. La cosa che io volevo segnalare è che il finale della partita sarà che va trovato un candidato per fare il Presidente del Consiglio, meglio, appunto, qualora che Bersani e il centrosinistra non vincano da tutte e due le parti, ci sarà questa interdizione di Monti che Scalfari ha paragonato a Ghino di Tacco, che dirà: visto che sono io l'ago della bilancia, non è l'ago della bilancia, ma certo, perché Berlusconi qualsiasi cosa dice non è credibile. Io sfido e scommetto tutte le mie retribuzioni da qui alla morte se Bersani può fare l'accordo con Berlusconi. Per cui allora, per forza, perché io ma non può, te le spiego per quale ragione. Secondo me lo fa con Monti, non basta neanche Monti. Vediamo. Allora, in questo sistema la diabolica riuscita di Berlusconi è quella che i senatori di PD e di Monti insieme non faranno la maggioranza neanche al Senato, hai capito? E quindi saranno costretti a fare un accordo come col governo Monti a tre. Ma meglio a due, perché Berlusconi porrà il veto a Monti. La vedo proprio complicata. Comunque no, ma è complicata la storia, perché le capisci bene, perché le dico di Crocetta, perché lei sulla scheda in Italia troverà PD, PDL, e certo, PD, e in Sicilia al Senato c'è Crocetta. Ma solo in Sicilia? E certo. Allora, questo perché lo faranno? Per tentare di vincere in Sicilia, dove invece l'insieme delle liste, che sono 7 o 8 di Berlusconi, secondo la mia teoria dello spacchettamento, destra, Fratelli d'Italia, Intesa Popolare, PDL... Abbiamo Lega, 30 secondi, professore, eccetera, che abbiamo sforato in modo clamoroso. In Sicilia aggiungerà anche il PID, anche l'MPA di Lombardo, cioè avrà non 8 liste ma 12 il PDL. Invece il PD ne avrà 4 o 5, e questo anche in Lombardia, cioè nelle regioni a rischio i due partiti avranno Soccorso Rosso. Soccorso Rosso, hai capito? Va bene. Professore, grazie. Io la vedo proprio brutta per questa Italia. Comunque, tiriamo avanti. Grazie, a domani. Arrivederci.